Ragazzi, siamo tornati qua in un nuovo video di Enlistment. Scusate, mi confondo tantissimo con il video. E se nello scorso video non avete lasciato mi piace o non l'avete visto, vi consiglio di andarlo a vedere, anche se dovrete avere davvero tanta pazienza per due singoli motivi. Uno, dura tanto. Due, c'è tanto lag. Quindi adesso proveremo a fare una sola battaglia per vedere come va. Comunque, mi raccomando, lasciate like, condividete questo micro. Condividete questo video con tutti quanti gli amici. Scusate per il momento cringe. E mi raccomando, attivate la campanellina degli iscritti. La campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Quindi ora iniziamo questa battaglia. E voglio avvertirvi che dopo la fine del primo video, io qua ho trovato una mitraglietta fortissima, credo sia il massimo, la più forte di tutte quante. Comunque, ora non siamo qui per pensare tanto a questo, ma entriamo in battaglia per vedere come va. Sperando che vada meglio rispetto alla prima battaglia che abbiamo fatto. Perché se non vi ricordate, non avete visto il video, e ve lo sconsiglio, se non vi piace vedere lag, tutto quanto laggoso, vi dico che ho fatto una sola kill. Vabbè, intanto iniziamo con questo nuovo plotone che ho preso a fine video. E c'è questo qua. E due che mi dà? Ah, bello! Mi fa costruire delle barriere. Figo! Bene, andiamo. Speriamo vada meglio rispetto alla prima. Se va male questa, ragazzi, chi se ne frega? Fine video. Mi spiace, ma non voglio fare troppo caos scene. Quindi andiamo. Ok, questi sono tutti amici, per fortuna. Forza, forza, salimi. Se poi vedete che vado piano è perché c'è un'adrenalina e che poi si consuma, e quella è la parte in basso vicino ai colpi e alle granate, che è quel simbolino. Ok, io seguo questo qua, mi sembra forte questo qua, esperto soprattutto. Ok, eccolo là. Ai! Cacchio. Un, due. Su con la vita, signori! Vediamo un po' se riesco a colpire. No, non vedo un cavolo di nessuno. No, mi vedono. Vabbè, sì, proviamo. Vediamo un po' se rimango in vita, se no devo cambiare il plotone per forza. No, mi hanno ammazzato. Cavolo, cambiamo il plotone, andiamo qua. Direi questo qua con il tizio nuovo. Con la mitragliatrice forte. Vediamo un po' come va, ragazzi. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa di dannoso, perché voglio fare male. Ma dove siamo? Noi siamo in Germania? No, mi pare di aver studiato questo monumento, questa zona. Non mi ricordo dove siamo, però con una ricerca di geografia mi ricordo di aver visto questa zona qualche parte. Non so perché, ma mi ricordo, non mi ricordo se era Germania o Belgio. Vabbè, uno dei due. Se poi mi sbaglio, mi raccomando, correggetemi nella sezione commenti qua sotto, perché io molte cose me le dimentico e tocca a voi rinfrescarmi la memoria, ragazzi. Anche se sono anche abbastanza giovane, ma ai, cavolo. Vabbè, proviamo questo qua. Non avrà la mitragliatrice ultra OP, ma comunque forte. Fatto secco. Go. R. Vai a caso, che forse vivi. Che bello questo back. Ok, comunque buono. Dai, mi sembra che stiamo andando bene. Sembra, aiuto. Sono basso. Ok, sono a terra. Meglio. Buono essere a terra. In tali situazioni è meglio essere a terra. Fatto secco. Dio mio, sono proprio un assassino. No! Dai, è difficilissimo vederli attraverso le pareti, però sti qua.
ragazzi, ditemi anche se voi avete già giocato a questo gioco, ditemi la vostra classe preferita. La mia credo sia quella mitragliatrice e quella soldato. Questa qui con i fucili e quella lì con le mitragliatrici, perché sono molto forti e sono anche abbastanza buoni da vicino e da una distanza media. Io da lontano, anche se sono abbastanza bravo come Cecchino in altri videogiochi, non mi ci trovo bene. Poi ditemi la vostra classe preferita, così almeno facciamo un po' i conti. Se vedere se una cosa va meglio oppure no. Poi posso pure fare qualche challenge. Basta che me ne scrivete qualcosa da fare sotto nei commenti e io posso pure farvela. Anche se crolli il mondo, eh. Beh, se crolli il mondo forse no, ma vabbè. Ci siamo capiti. Ci siamo intesi. Andiamo, andiamo. Oddio, tutti. Guarda quanti fischi! Ok, sei basso. Be careful, be careful. Ok, adesso vi spiego la situazione che bisogna attuare. Un headshot, se no così sanno dove sono e mi ammazzano. Però è quello che volevo. Oddio, grande! Hanno individuato però. Tutti coloro che lo fanno muoiono. No. Si è mancato. Oddio, no. Devo uscire dall'erba, non vedo se no. Carramatino, ti prego. Fatto secco, Dio mio! Ma che cecchino nato sono! Ora vi stareste chiedendo, ma perché non usi il cecchino? La questione è semplice, non sono buono col cecchino. Sono buono con gli altri fucili perché sono abbastanza semplici. Poi questi tipi di fucili che sto usando ora mi piacciono una marea. Questo è no, era alleato, puoi sprecare un colpo. E poi colpi veramente ne hai pochi, 25 per arma, Dio, bravi. Stavo dicendo, bravissima, quello che non mi avesse ucciso. Arriva un altro qua. Qua non si andrà mai bene. Ok, comunque. No, adesso, se devo essere sincero, la classe che preferisco di più tra quelle che ho ora è questa qui che sto usando ora. Con il martello che ti costruisce le difese. Perché, cioè, tu con le difese che fai, ti difendi, è buono, direi. Anzi, non è che direi, è buono. Vabbè, comunque, dai, stiamo andando veramente molto bene rispetto alla partita della volta scorsa. Dai, se vinciamo questa sono felice perché almeno così una bella partita vittoriosa. Poi anche il D-Day, se vi ricordate, se avete visto il video, è andata malissimo pure quella. E poi se mi avete lasciato dei commenti, non sono riuscito a vederli perché sto facendo ora di fila il video, perché voglio provare anche un nuovo modo per fare il video. Ditemi se poi vi può andare bene oppure no. Tanto sono io quelli che fa il video, mica voi, quindi basta soltanto dirmi e poi vedo quel che posso fare. Molto semplice, easy peasy, lemon squeezy. Oddio, nemici là, no, non li vedo, non vedo. Bene, comunque adesso prendiamoci pure sta zona. Datemi questo, voglio provare a costruire. No! Ottimo! Dammi questo, scusa. Build. Ah, qui adesso devo tenere premuto. Copritemi, raga, per favore. Grazie. E questo ora? Oddio, no. Non darò munizioni ai nemici. E ora? Ah, quindi uso come copertura. Giusto? Ah no, credo che così. No, questi sono ottimi, li posso usare per rifornirmi. Un esempio? Ok. Parato 5 colpi. Come fulemmo? Fulemmo cosa? Dai, come sprecare 5 colpi? Gioco bastardo. Che gioco del cavolo. Vabbè, come sprecare 5 colpi? Immaginate, poi ho colpito veramente un aereo e quello cade. Quello sarebbe stato qualcosa di meraviglioso. Vabbè, andiamo a prendere l'altro punto. Siamo messi male, vabbè, non importa tanto. Si migliora. Questo è il secondo giorno in cui gioco questo gioco. Mamma mia. No, ma mamma mia, proprio niente rispetto per i poveri novellini. Cosa c'è lì qualcuno? No. Abbiamo scoperto che la V
Dite soltanto dov'è che devi andare, non ti pinga i nemici, quindi ci sono rimasto malissimo quando l'ho scoperto perché pensavo di aver creato il gioco e così avere sapere dove sono tutti quanti i nemici, ma non è così, ci sono rimasto abbastanza male, ma è così la vita. Cose belle, cose brutte. A me è caduta la casa brutta, ma vabbè. Non può essere sempre tutto a mio favore. Ok, abbiamo preso questo, dove sta la posizione C? Ok, questo amici. Oh, dove state sparando? Amicius! Amico, dove spari tu? Ok, non abbiamo il medipack. Non mi piace. Ok. Ah, ti sei No! distratto, ta, snaverato, poink. Ragazzi, questo era mio padre. Scusate per l'intro. Per l'intro. Missione, vabbè, ma questi mi sniperano ogni 3x2. Ti prego, dimmi che tu sei vivo. Sei messo male, amico. Amico, sei messo. Che devastante potenza di battaglia. Vabbè, adesso vediamo questo qua. Oh, questa è la mitragliatrice potente. Voglio fare una kill con questa, eh. Non me ne frega nulla, voglio fare una kill con questa. Ok, ci sono. Ho fatto un bel saltino. Mettiti giù, piccolino. Ora ritornami sopra. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. No, mi ha ammazzato, non mi ha ammazzato. Questo non, comunque no, devo fuggire. Quando ragazzi mi sono ripreso, devo fuggire. Quest'arma è davvero potente. Ok. Sì, corri, 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 corri. Ok, vai, amico. Tutti quanti abbiamo paura dei nemici. Dei nemici che non sono amici e che ti vogliono uccidere. Anche se sono amici, perché qua chi si spari vinci, se non spari sei morto. Sei morto. E Gino è morto. Va bene. Dove sto? Oddio no, tedeschi. Deutschland Truppen. Ok, tato. No, 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 no. Forza raga. Ho tato uno con la mia nuova mitra. Fatto secco, mamma mia, potenza incredible. Potenza 1000. No, mi è morto il plotone. Vabbè, proviamo a farlo con lo sniper. Vediamo, adesso mi vedrete con lo sniper. Vedrete quanto faccio schifo. Perché poi, voglio dire, tu con... Più che altro è il fatto che ci sia il mirino che mi dà fastidio. Perché più che altro devi stare fermo e io in questi giochi fermo non ci sto per niente. Oh, grazie a Dio mi hanno ammazzato. No. Ma dove sparano poi? Stanno lassù. Stanno lassù. Che bastardi camperoni! Bastardo camperone, che non sei altro. Tanto adesso so dove sei. Pra pappero. Metti fuori la tua testolina. Ora sa che so. Ora lui sa che io so che lui è là. No, sono morto proprio quando stavo sparando. Vabbè, non importa. Ok, ragazzi, abbiamo di nuovo il tizio forte. Il tizio forte più forte. No, già morto. Dai, ma così. No, sono uno sniper, quello è uno sniper. Stanno là, è là. Lo sniper è là. Quindi Z, fammi piano piano, struscia, struscia, piccolino. Senza farti vedere da quel bastardino. Salute! Ma che dicono salute? Grazie, saluto anche a te, ma... Siamo in guerra! Nel momento di dire salute! Nel momento di salutare la gente. Mi ha detto homework. Il nostro homework is... Sparare tutti gli esseri viventi che si vedono. Tutti gli esseri viventi nemici che vedi, che incontri. Non te ne devi importare nulla se è tua moglie, tuo figlio, tuo amico. Tuo cugino di secondo grado. Tu questi, vedi un nemico? Devi ammazzarlo senza nemmeno esitazione. Capito, cretinon? Spero di sì, perché adesso io questo non te lo posso ripetere più. Perché mi sono anche un po' arrabbiato pure io, voglio dire, te l'ho spiegato 30 volte nella tua miserabile vita e stiamo vincendo.
Me ne sono accorto ora, stiamo vincendo. Buono, poi vedremo anche i risultati. Speriamo siano buoni perché, ragazzi, orgoglio degli alleati. Se non vinciamo questa battaglia, la guerra è persa. Quindi, se la vinciamo, la guerra, la seconda guerra mondiale rimane comunque vinta. Dagli alleati, i Deutschlander, che vuol dire i tedeschi, più o meno, Deutschlander. Sì, i tedeschi in una maniera molto italianizzata, vuol dire i tedeschi, perché tedesco è Deutsch. Se ve lo chiedete, sì, studio tedesco con una professoressa che non me lo sta facendo imparare, non sto cambiando di merito, non capisco nulla, ragazzi, in parole semplici. Riesco a dire le cose basilari, saluti, non riesco nemmeno a dire, non mi ricordo nemmeno che lavoro fare, se non sbaglio è qualcosa con sul Beruf, perché Beruf è il lavoro, poi non mi ricordo che altro. In parole semplici è un caos il tedesco. Come lingua è un caos. Ve ne renderete conto quando si gioca. Ah, io! No! Cioè, c'ho la truppa forte, ti prego! Ok, bene. C'ho la vita. Devo fare il camper. So che è una cosa che non bisogna fare perché i camper sono tutti schifo. Ma ce l'avevo, dai, ma ammazzano i pilotoni più belli. Mi lasciano con quelli schifosi del cavolo, dai. Che cosa? Mi sto rimanendo male. Vabbè, dettagli. Comunque, ragazzi, andiamo. Però non capisco perché alcune volte toglie il puntino che ti fa capire che sono alleati. E questo mi manda ancora di più in tilt il cervello. Ok, quella zona è nostra, non mi interessa ora molto, andiamo dalla C. La C. Ragazzi, poi tanto per avvisarvi, successivamente ci sarà anche una serie su Assassin's Creed Valhalla, non proprio una serie, perché ci lavoro sull'Xbox e sull'Xbox non è che si registri che sia una meraviglia. Registro in maniera veramente pessima. Quindi non vi aspettate grandi cose. Se volete vedere Assassin's Creed Valhalla sul mio canale, posso portare qualche clip. Abbiamo vinto, ragazzi, in 17 minuti abbiamo vinto il video. Spero non laghi e non ci siano problemi di lag, soprattutto mentre ho giocato, non ne ho trovato nessuno. Ma comunque, ragazzi, bellissima partita, mi è piaciuta davvero tanto. Abbiamo fatto salire di livello anche il nostro nuovo plotone. Siamo arrivati in ottavi con 15 eliminazioni. Potevo fare di meglio, sì, visto che una volta ho fatto 48 eliminazioni. Ma non importa, è stato comunque molto divertente. E noi, ragazzi, quindi, tanto per finire in bellezza questo episodio, ci prendiamo questi qui, che sono delle medaglie che ti aiutano ad ottenere nuove truppe. Comunque, vedete qua abbiamo anche i tedeschen, come chiamo io. Ma comunque qua se switchiamo campagna, ne abbiamo anche altre. Adesso ci sto facendo l'Invasion of Normandy. Come avete visto nello scorso episodio c'era infatti il D-Day, che era appunto lo sbarco in Normandia. Ma c'è anche la campagna della battaglia di Mosca. Adesso io se la seleziono, io vado con l'Unione Sovietica perché mi sembra più figa. Tutto qua. Comunque adesso... non posso perché è vero, devo ancora fare una battaglia qui. È vero, devo fare ancora qui una battaglia. Ragazzi, prossimo episodio facciamo una battaglia qua con l'Unione Sovietica. Qua abbiamo le truppe normali, poi qua abbiamo i cecchini e poi qua abbiamo già i carri armatoni. I carri armatini. Li voglio anch'io dell'Unione Sovietica, soltanto che questi sono tosti da utilizzare, vi giuro. Io ho una difficoltà immensa, comunque torniamo qua. E allora io direi di andare qua. Cosa? Posso prendermi qualcosa? Posso prendermi qualcosa? No, perché vedete qua, se vedete qui, non abbiamo abbiamo 0-0-0. E quelli ci servono per prendere queste cose qua. Come vedete, possiamo prenderci questo. Possiamo prenderci soltanto le truppe. Io vorrei prendermi questo, soltanto che io posso averne uno solo. Facciamo così, o questo mi tengo per anche l'Unione Sovietica. Qua abbiamo qualcosa di nuovo? No, perché mi serve tutto questo. Vabbè, andiamo qui per concludere questo in bellezza. Poi andiamo,
Cioè, prendiamo questo qua. Potenziamoci questo. Che ci prendiamo? Questo che è? Ah, quindi con questo prendiamo più XP. Questo, vabbè, ci dà più stelle di armamenti. Questo mio, quindi questo ci sta a far salire di un livello i cose, come si chiamano, le armi. Io direi di far salire qua la quantità di, come si chiama, di XP, perché così almeno è anche la situazione migliore. Possiamo prenderci anche qualcosa di questo. Facciamo così, dammi questo e così siamo a posto. Qua che possiamo prenderci, forse qua qualcosina. No, qua non c'è nulla. Qui forse qua c'è qualcosa di nuovo. No, qua no, qua no, qua c'è questo. No, però a livello 4, quindi ragazzi saliamo di un livello e possiamo sbloccare finalmente anche i fantastici elicotteri, ma che elicotteri, aerei. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina e condividete questo video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo a un prossimo video, spero che questo video vi sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!